Ed eccoci ritornati qui sulle 10 pillole di Davide D'Agostino con le 10 pillole di Overwatch 2. Oggi appunto parliamo di questo nuovo capitolo, di questo nuovo videogioco in uscita il 4 ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One, XS e Nintendo Switch. Quindi parliamo di questo videogioco che tra l'altro è uscito già da un paio di settimane e che la prima pillola appunto parla della chiusura dei server, perché l'uscita di questo nuovo capitolo segna anche una chiusura del server del primo capitolo, che appunto cessa le sue attività con Blizzard, che ha deciso appunto di chiudere i server in attesa di trasferire tutto sul secondo capitolo. Ed è proprio per questo che passiamo alla seconda pillola, che parla dei primi giorni di questo nuovo videogioco, che è stato leggermente travagliato perché c'erano delle code lunghissime, era davvero impossibile entrare nel gioco. E questo perché tutti quanti pensavano, perché ovviamente il gioco, ovviamente terza pillola, parleremo del fatto che il gioco sarà appunto completamente free to play, tutti pensavano appunto, dato che il gioco fosse free to play, che tutti volessero giocarsi, che per questo appunto le code fossero lunghissime. Invece la motivazione purtroppo è da ricondurre ad un attacco hacker che ha subito appunto Blizzard, per cui ha dovuto lavorare incessantemente nei primi giorni dell'uscita del gioco per rimediare, appunto poter recuperare tutti quanti i server che erano andati momentaneamente perduti. La terza pillola, come già preannunciato, parlerà della novità, ovvero che il gioco sarà completamente free to play. Questo per andare ovviamente a combattere strenuamente tutti quanti gli altri free to play che appunto offrono la possibilità ai videogiocatori di giocare senza acquistare il gioco. Ovviamente questo viene poi sostituito e compensato con il quarto punto, con la quarta pillola, ovvero la presenza di un battle pass gratis o a pagamento, e con la possibilità di sbloccare dei contenuti, delle ricompense varie in game, ovviamente esclusivamente a scopo estetico, ovviamente non ai fini del gioco. La quinta pillola e il quinto punto parla appunto delle nuove modalità, soprattutto quelle arcade, che si andranno a susseguire, della possibilità ovviamente di vedere continuamente nuove modalità, anche ad esempio con l'arrivo dei mondiali di calcio, o cosa ancora più importante, la modifica della modalità principale, ovvero quella che è appunto è sempre stata conosciuta come un 6v6, diventerà e diventata tuttora un 5v5. E tra l'altro abbiamo anche le parole dello sviluppatore, che ci racconta come sono state molteplici le ragioni per cui volevano apportare questo cambiamento. Sono successe molte cose, normalmente succedono appunto molte cose durante una partita di Overwatch, e quindi hanno deciso di cambiare, di rendere il tutto molto più semplice, molto più leggibile, andando a ridurre appunto quello che è il numero delle persone all'interno della partita, e quindi rendendo la battaglia più leggibile, più semplice anche per i nuovi giocatori soprattutto. Questa storia nasce, e parliamo appunto della sesta pillola, qualche anno fa, nel 2019, quando sono stati effettivamente introdotti i ruoli, perché da prima in Overwatch 1 i ruoli non esistevano, quindi esistevano tutti quanti i personaggi, ci si scontrava liberamente gli uni contro gli altri. Nel 2019 c'è stata questa principale modifica che richiedeva ai giocatori di scegliere un ruolo specifico fra tank, DPS o support, e appunto nella configurazione 6 contro 6 c'erano 2 tank, 2 DPS e 2 support in ogni partita. Da adesso in poi tuttavia ci sarà soltanto ed esclusivamente un tank per partita e 2 giocatori, e quindi in meno nella partita totale, perché ovviamente se facciamo il conto e togliamo un tank da un lato e un tank dall'altro lato, il computo totale dei giocatori sarà di 10 in totale all'interno della partita. Dopodiché ovviamente con l'uscita di Overwatch 2 c'è stata anche la presentazione di un nuovo personaggio, ovvero Kiriko, che è stato presentato come un vero e proprio support, che quindi andrà principalmente a curare i nostri nemici, ma appunto versa molte delle sue caratteristiche anche verso un possibile DPS. I suoi danni li fa a cura, è vero, però principalmente è un support d'attacco, quindi richiede comunque ovviamente un support che possa curare tanto, come ad esempio la beneamata Moira, che è notevolmente forte, e in questo Overwatch 2 risulta essere ancora più forte. Questo per quanto riguardava ovviamente la settima pillola. Passando all'ottava, c'è la presenza di un crossplay vero e proprio. Oh, possiamo dirlo, siamo felici, perché fra tutte le piattaforme che abbiamo elencato inizialmente, finalmente ci sarà la possibilità di giocare in crossplay con i nostri amici da PC, da console, l'una, l'altra, tutte quante messe insieme.
insieme. E però ovviamente ci sono dei limiti in tutto, perché è vero che il crossplay esiste e darà la possibilità quindi a tutti quanti i giocatori di giocare gli uni con gli altri. Ad esempio io con una PlayStation 5 gioco generalmente soltanto con amici che provengono da PC, tant'è vero che gioco nelle pool PC. Ok, e qui andiamo a spiegare che cosa sono le pool. Perché il gioco, riconoscendo ovviamente la console o comunque il device d'origine, ci categorizzerà e quindi ci darà la possibilità di giocare all'interno della pool più adatta a noi. Ovviamente io se matchassi da solo mi darebbe la possibilità di giocare all'interno delle pool PS5, probabilmente sarei più forte, perché comunque avrei la possibilità di giocare con persone che vengono dalla mia stessa console, mentre generalmente io gioco sempre nelle pool PC. Ma questa differenza effettivamente perché esiste? Perché, passando ovviamente al nono punto, c'è una vera e propria impossibilità nell'utilizzare delle periferiche differenti da quelle originali del device sulle varie piattaforme. E questo che cosa ci impedisce di fare? Parlando in soldoni, ci impedisce di utilizzare ad esempio mouse e tastiera sulle console, che questa è una cosa, una mancanza non tanto grave quanto triste, è un peccato, un'occasione persa, se possiamo così definirla. Speriamo che comunque questa possibilità poi col tempo possa subentrare, possa rientrare. Questo perché? Perché ci sono molte persone che in possesso di una PlayStation 5 che avrebbero piacere a giocare ovviamente con mouse e tastiera e non ne hanno la possibilità. E questo cosa comporta ulteriormente? Perché è una serie di concause e di conseguenze. Non permette ai giocatori di PlayStation, delle varie console genericamente, di giocare classificate con membri PC, con le pool PC, perché tutti devono giocare le classificate all'interno delle proprie pool. E quindi personalmente, per esempio, mi impedisce di giocare in classificata con i miei amici dal PC, appunto. E questo, appunto, è un gran peccato. Ovviamente io giocherei comunque con il mio joypad, ma in ogni caso questa possibilità mi viene negata. Come decimo e ultimo punto, come decima e ultima pillola di oggi, abbiamo appunto la possibilità di portare con sé i progressi da Overwatch 1, dal primo capitolo. Quindi per tutti coloro che stessero pensando ma mi conviene giocarci, mi scoccia di grindare di nuovo, di rifarmi le mie 150 partite per sbloccare Echo, non c'è problema, non vi preoccupate, perché tanto i progressi si portano avanti. Per i nuovi giocatori ovviamente partiranno da zero partite, nuovi account ovviamente non avranno la possibilità di presentare tutti quanti i personaggi da subito, dovrete giocare e vincere le vostre bene amate partite. Per tutti coloro che invece vengono dai capitoli precedenti, appunto, esiste questa possibilità. E per oggi ovviamente è tutto, abbiamo parlato delle nostre 10 pillole che riguardano Overwatch 2. Io vi ricordo ovviamente di raggiungerci su tutti quanti i nostri social, sui miei profili privati di Instagram ad esempio di Davide D'Agostino, di raggiungerci ovviamente anche sul sito di Radio Notte Stereo, su Facebook, ma soprattutto anche sull'app per Android. Scaricatela così da poter ascoltare la radio in diretta e ci potete sentire ovviamente sia alle 11 del sabato, ma ovviamente anche alle 17. Quindi vi rimandiamo ovviamente anche al canale YouTube con il video per coloro che volessero appunto vederci in diretta. Per il resto è tutto, noi ci rivediamo ovviamente a sabato prossimo con le 10 pillole di Davide D'Agostino qui su Radio Notte Stereo.